Buonasera. E adesso stasera Roberta, che si sta inventando? Vuole fare qualcosa di alternativo? Faremo cacio e pepe, carbonara e amatriciana, ma li faremo non con gli spaghetti, ma bensì con le costole della bieta. Abbiamo preso questo tipo di bieta. Vedete? Una costa molto grande. Ok? Abbiamo tolto il verde e le abbiamo tagliate per lungo in questo modo. Ok? E le abbiamo lessate in acqua salata. Ora vedremo come farle in maniera diversa. Ok? Abbiamo preparato già due padelline. Ok, appena appena un filino d'olio, poco 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 poco. E andremo a preparare in una padella per la matriciana e nell'altra per la carbonara. Vediamo un po' che cosa si è inventata Roberta. Ok, mettiamo un pochino di peperoncino nella matriciana. Abbiamo preso il guanciale, un pochino di cipolla, questa ci serve per la matriciana, appena proprio un pochino, un profumo proprio, la mettiamo nella padella. Poi procediamo con il guanciale, prendiamo il nostro guanciale. Lo mettiamo nella nostra padellina a rotolare un po' qua e un po' lo mettiamo con la nostra carbonara. Faremo sempre con le coste della bieta. Ok? Questa la mettiamo per la carbonara, benissimo, ecco qua, facciamo rotolare per benino, vediamo se si vedono, oh, ecco qui, le padelle, bene, se no poi non si vedono le nostre padelline, perfetto, mamma che profumo. Stiamo facendo rosolare per benino, ok? Qui abbiamo dell'acqua che bolle, un pochino di vino nella matriciana, che abbiamo anche la cipolla, appena appena. Facciamo sfumare. Possiamo mettere un pochino delle nostre biete per la carbonara, ecco qua. Metteremo anche un pochino di acqua, così facciamo insaporire per bene il nostro guanciale, prendere bene bene il sapore. E facciamo girare. Qui siamo pronti per mettere un po' di pomodoro. Un po' di pomodorino fresco, perfetto.
metteremo un pochino di sale, poco. Andando alla nostra carbonara, dopo metteremo l'uovo con il pecorino, come siamo abituati a fare. Intanto lo facciamo andare così, ok, bene. Le nostre poste di dieta anche qui nella nostra amatriciana, e lasceremo queste per la nostra cacciatore. Ok, un pochino di acqua anche qui per farvi scaturire bene. Queste si stanno andando, perfetto. Anche queste stanno andando. Veramente un buon profumo. Ok, stiamo facendo una cosa proprio alternativa, ma molto. Vogliamo gustare dei piatti tipici ma senza la pasta, e quindi utilizziamo delle verdure. In questo caso della bieta a costa grande. Ci siamo quasi. Nel frattempo la classica carbonara, quindi mettiamo un uovo, mettiamo un pochino di pepe. Ecco qua, un po' di pepe e il pecorino. Benissimo, pecorino 30 mesi, mi raccomando, che sia tutto stagionato, se no il lattosio ci dà fastidio. Questo è pronto per il nostro carbonara. Ci siamo anche con la nostra dieta. Eccola qua con la nostra matriciana. Perfetto. Contiamo con la carbonara, sono quasi pronti. Nel frattempo possiamo preparare la nostra cacio e pepe. Mettiamo un'acqua, deve essere ben calda. Abbiamo già mescolato pecorino e pepe in una ciotola. Ora abbiamo bisogno che la nostra verdura sia bella bollente. Eccoci.
Possiamo mettere un po' di pecorino nella matriciana. Eccolo qua, la nostra matriciana pronta. Perfetto. Passiamo alla nostra carbonara. Eccolo qua. Benissimo, anche questa è pronta. L'uovo lo mettiamo a fuoco spento, quindi spegniamo, mettiamo il nostro uovo, giriamo per rimanere cremosa. Eccola qua, e anche la nostra carbonara è pronta. Piatto. Mettiamo la nostra carbonara. Ok. La nostra amatriciana. Manca soltanto la cacio e pepe. Andiamo, mettiamo un po' di acqua nel nostro cacio e nel nostro pepe. Deve divenire una cremina, quindi eccola qua, perfetto. Abbiamo sciolto il pecorino con il pepe, benissimo. Dobbiamo soltanto prendere le nostre verdurine e metterle nel cacio e nel pepe. Perfetto, abbiamo finito. Ok, giriamo la nostra cacio e pepe, mettiamo un altro po' di pecorino, sempre mi raccomando stagionato. Eccolo qua, cacio e pepe pronta, bella cremosa cremosa, quindi andiamo a posizionare anche la cacio e pepe. Bene, abbiamo fatto una cosa alternativa, cacio e pepe, carbonara e amatriciana, ma l'abbiamo fatta con della verdura. Certo, non potete pretendere che sia legata come la pasta, perché l'amido della pasta tende a far legare bene il tutto, però è un po' alternativa, possiamo fare qualcosa di diverso ogni tanto. Bene, bacio e un abbraccio a tutti. E alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti quanti!